viaggio fantastico, veramente. Sono appena ritornata da Narnia, veramente. Wow! Dall'armadio di mia sorella. Fantastico! Ciao a tutti i vichinghi e benvenuti in questa nuova lezione di norvegese. Oggi sono molto scialla scialla e in più vi devo dare delle notizie. Allora, prima di tutto mi è venuta in mente un'idea. Ieri, guardando un po' i video di ragazze, non tipo di make up, però tipo di vestiti, no? Che fanno vedere che hanno comprato questo, quello, quell'altro. E mi è venuto in mente di farlo anche a me, questa tipologia di video, perché? Non per farvi vedere, tipo, il mio PC si è acceso, tipo per farvi vedere che io ho questa roba e voi no, aha, io ho comprato questo e voi no, aha, no, non è per farmi la svelta o cose del genere, ma è perché molti di voi mi domandano se è una vita cara qui in Norvegia, quanto costano certe determinate cose, quindi avevo intenzione di fare questa tipologia di video, però non lo so, mi sembra stupida pure. Perché io non sono una tipa che sa fare quel tipo di video, però potrei provarci. Magari sarà pure divertente, che ne so, vi faccio vedere un vestitino, vi dico anche quanto costa. Però questa cosa è più da femmine, per i maschi è un problema, perché io so che mi seguono anche dei maschi, quindi... Vabbè, comunque, fatemi sapere qui sotto in un commento cosa ne pensate voi e se lo faccio. Io non ne sono tanto convinta, però se vi va io lo faccio. Un'altra cosa, prima di iniziare, oggi ho un sacco di cose da dire, non lo so il perché, è che ci sono un sacco, no, non un sacco, però alcune persone mi vengono a scrivere che tipo io non sono brava ad insegnare il norvegese. Ecco, allora, per chi pensa così può benissimo disiscriversi al mio canale, può anche andarsene. Non voglio sentirmi ripetutamente questa cosa perché ho capito e ovviamente non avrò mai una pronuncia bella norvegese perché ovviamente io non sono norvegese, sono italiana, ho l'accento italiano. Quindi per chi pensa così mi dispiace, può anche andarsene. Ciao! Un libro che vi posso consigliare, ho ritrovato a casa... non è ancora incartato questo libro, in pratica questo è un libro, si chiama così, magari ve lo lascio anche nell'info box come si chiama e tutto, questo è un libro che in pratica vi fa vedere le figure, non so se lo vedete, le figure e dietro ci sono scritti tutti i verbi e come vengono coniugati. Ci sono 360 verbi con gli esercizi. Così. A me cade tutto qua dentro sto libro, non lo so. Io lo trovo veramente, veramente molto buono. Io non ce la faccio più, sto facendo un video, porca miseria! E continua, aspettare. No, ma vuole continuare ancora per molto, cioè, capite? È il colmo! Sta continuando! Comunque, in questa lezione volevo insegnarvi... No, impararvi... No, insegnarvi, penso. Sì, ok, avete capito, no? I numeri come primo, secondo, terzo, quarto, quinto, eccetera. Adesso voi direte, ma cosa mi rappresenta studiare questi numeri a quando ho già imparato i numeri normali? Perché i numeri come primo, secondo, terzo e quarto lo usano i norvegesi per le date. Voglio dire, per esempio, 2 giugno, non dicono 2 giugno, dicono secondo giugno. Un segreto che voglio confidare con voi è che io non ho mai studiato i numeri come primo, secondo, terzo, quarto, eccetera, eccetera. Io li trovo difficili da ricordare, non lo so il perché, li trovo difficili. I numeri ordinali si scrivono in una maniera e si dicono in tutt'altra maniera, non lo so il perché, quindi non me lo domandate. Første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, non mi ricordo, syvende, åttende, niende, tiende, elette, tolte, trettende, fjortende, femtende, sextende, sottende, åttende, nittende, sjuende,
Poi se volete fare numeri come 21esimo, 22esimo, loro dicono en og schuende, andre og schuende. Me lo sono ricordata. Trettiende. E niente ragazzi, la lezione finisce qui. Io spero di esservi stata come sempre d'aiuto. Scrivetemi qui sotto cosa ne pensate, di quell'idea che vi ho detto prima. E niente, io vi mando un bacione dalla Norvegia. Non so quando riprenderò a fare i video, scusatemi, ma sto traslocando, lo sapete. E niente, spero di rivedervi il presto possibile. Rivedervi, manco vi vedo soltanto la telecamera. Vabbè.